E Stadio della Ceramica che si presenta gremito in ogni ordine di posto per l'incontro di oggi. Un saluto anche a Stefano Nava accanto a me per il commento tecnico. Si gioca per la UEFA Europa League, match valevole per la fase a gironi. Di fronte Villarreal e Genk. Match tutto da seguire. Le due squadre in grande forma, galvanizzate dal successo all'esordio. Vedremo chi ne avrà di più per portarsi a casa i tre punti. Ci siamo, possiamo cominciare. Vediamo più da vicino le scelte iniziali del Villarreal. Si schierano col 4-5-1, dunque un solo attaccante in campo dall'inizio. Non è detto che giocare con una sola punta significa necessario. Prova la botta e trovano subito il gol che sblocca la partita. Partenza a razzo per loro. Azione personale da vedere e rivedere, da vedere e rivedere. Gli hanno lasciato tempo e spazio per avanzare e concludere a rete. E lui ha fatto bene, se li è presi tutti. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Punta l'area. Henriks, Moy Gomez, ha spazio davanti a sé, si libera dell'avversario, potrebbe crossare, è tutto solo, gol del Villarreal. Sono stati bravissimi, cinici nello sfruttare questa occasione. Ha sfruttato nel migliore dei modi questo cross dalla sinistra e non ha dato scampo al portiere. Da sottolineare l'assist qui, che spettacolo, davvero pregevole. L'attaccante ha trovato la deviazione vincente, ha sfruttato al meglio il traversone davvero col contagiri. Eh sì Pieri, il merito per questa rete va diviso a metà tra l'autore del cross e il marcatore. Occhio, cerca l'area di rigore. Continuano a far girare il pallone. Si butta in avanti. Occhio, può crossare. L'ultimo tocco è il suo. Sarà rimessa laterale. La gioca corta sul primo palo. Il cross viene intercettato dal portiere. Gerson Fernandez. Grande recupero. Brozovic. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Conclusione intercettata. Occhio al corner. Portiere che sventa la conclusione senza particolari problemi. La squadra avversaria riconquista il pallone. E l'arbitro vede qualcosa che non va. Nessun problema con l'uscita del portiere. Lo vede. Gerson Fernandez. Palla consegnata agli avversari. Gran palla in mezzo. Vediamo cosa fa ora. Decisivo l'intervento del difensore. Potrebbe crossare.
Pallone troppo prevedibile questo. Posizione ideale. A metri per avanzare. Centra in pieno il difensore. Chance importante dalla bandierina per trovare il vantaggio. Cross verso il centro dell'area. Bravo qui nell'interrompere tutto. Jetson Fernandez. Henriks. Brozovic. Moy Gomez. Puntuale qui il difensore nel recupero. Guadagna metri verso l'area. Pallone invitante. Gli ruba benissimo il pallone. È in buona posizione. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Interviene e spazza via. L'arbitro assegna il fallo laterale. Bravo qui a smarcarsi. Buono il tackle. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Continua la fitta rete di passaggio. Ci saranno 2 minuti di recupero. Regalano palla agli avversari. Ha spazio per a metri a disposizione. Cerca il pallone profondo. Ha trovato un bellissimo gol di testa qui. La girata in maniera perfetta e ha trovato un gran gol. Nonostante il tuffo disperato del portiere, un grandissimo colpo di testa. Un gol importantissimo, giunto proprio allo scadere del primo tempo, che dà sicuramente morale in vista della ripresa. Vedremo ora quale sarà la reazione degli avversari, sono davvero curioso. Punteggio cambiato, ora arriva il finale di questa prima frazione che si chiude dunque sul risultato di 2-1. È iniziata la ripresa di questa sfida della seconda giornata della fase a gironi. Pier, sono curioso di vedere quale delle due squadre uscirà meglio dall'intervallo. Attenzione perché è pericoloso. Pallone molto pericoloso questo. Ribatte il difensore. Costretti a buttarla via di fronte al pressing degli avversari. Può ricevere una posizione interessante. E c'è la conclusione. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio. Si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Jetson Fernandez. Ferma l'azione e concede la touche. La rimessa con le mani. Holding. Metri a disposizione del Villarreal lungo la fascia. Può andare al cross. Difensore che interviene e libera l'area. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Interviene con decisione, spedendo il pallone in out. Sta per arrivare il momento del cambio. Può metterla dentro. Intervento deciso. Concede la touche, la rimessa laterale. La mette in mezzo. Conclusione di testa da cancellare in fretta. Ma probabilmente non l'ha colpita con la fronte piena. Ne è uscita una traiettoria sbilenca qui. Pavon. Cerca la giocata laterale. Può metterla in mezzo da lì. Colpo di testa che non c'entra la porta. Peccato, l'intenzione era buona. L'esecuzione decisamente meno. Da lì doveva inquadrare la porta.
Buona circolazione palla. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Vediamo cosa fa ora. Gran palla a scavalcare la difesa. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Occhio a questo lancio. Ha provato l'anticipo sui difensori, ma c'è la posizione di offside. La sostituzione, vedremo se cambierà l'atteggiamento della squadra in campo. Era fra i giocatori più interessanti da seguire, direi che ha tenuto fede alle aspettative con una buona prestazione. Avanza col pallone tra i piedi. Taglia verso il centro. Occhio al tiro. Azione che sfuma, attaccante che non ha letto bene il movimento della difesa ed è finito chiaramente in offside. Buon tiki-taka quest'oggi, fin qui. Attenzione perché è pericoloso. Ottima la scelta di tempo del portiere. Non gli ha dato il tempo di tirare. Efficace fin qui i passaggi. Chiesa. Azione pericolosa, sventata. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto di come sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Legge bene la traiettoria qui. Partono in contropiede. Ce la stanno mettendo tutte i tifosi per trascinare la squadra al pareggio. Punta la porta. Vuole un pallone lungo. Attenzione, c'è fuori gioco. C'è fuori gioco. Il marcatore sembrava a pochi passi da lui. C'è la sostituzione per dare energie, forze fresche in questa gara. C'è il tocco sulla fascia. Buona l'idea qui. Palla che filtra benissimo. Intervento provvidenziale. Pericolo sventato. Possono chiuderla qui. Se sfruttano a dovere questo tiro dalla bandierina, salgono anche i difensori. L'allenatore non vuole cali di tensione. Allora ecco questo cambio per conservare il vantaggio. Palla a bordo campo da Matteo Barzaghi per sapere quanto resta da giocare. Matteo. Mancano 300 secondi al termine. Hanno un gol di vantaggio che tuttavia non li mette al riparo da possibili sorprese in questo finale di gara. Bene così, grazie Matteo. Pubblico di casa che prova a trascinare la propria squadra che è sotto di un gol, quantomeno verso il pari. Sarebbe un risultato prezioso per come si è messa la partita, visto quanto manca da giocare. Mancano pochi minuti alla fine, partita che può ancora regalarci molto. Tocco verticale interessante. Può colpire da lì. E c'è la conclusione. Ribatte il difensore. Intercetta una palla davvero molto pericolosa. 120 secondi, il recupero segnalato dal quarto uomo. E vediamo cosa ci riserveranno. Avanza la caccia del gol del pari, non c'è più molto tempo. Attenzione, pericolo! Partita che finisce qui, è arrivata anche la seconda vittoria, partenza perfetta la loro. Vedremo se troveranno ancora continuità, Stefano. Vincerle tutte.